mi rendo conto che io sono presidente di quello che nel linguaggio normale era il parco, perché quando si diceva parco nazionale in Italia, la mente correva sempre, non me ne vorranno gli amici del Gran Paradiso che sono miei coetanei come parco, ma correva al Parco Nazionale d'Abruzzo. Poi col tempo è diventato Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e quindi si è allargata questa sfera. E avere avuto il privilegio di esserne presidente in questo tempo, dei 100 anni, è per me una bellissima soddisfazione. Una soddisfazione che poi celebriamo anche con questi iniziative, abbiamo fatto un lungo percorso di celebrazioni, adesso fra un po' smetteremo di fare le celebrazioni e ci dedicheremo ai prossimi 100 anni, ovviamente, e in cui si inserisce questa iniziativa che la Regione Abruzzo, il Consiglio regionale, con la spinta del consigliere vicepresidente Sant'Angelo, ha voluto fare con la legge regionale per le celebrazioni. Le celebrazioni sono un momento importante perché ti consentono di fare un po' un flash su quello che è stato il passato, ma se sei un po' attento, con un occhio verso il futuro, ed è quello che praticamente noi abbiamo fatto in questo tempo che è passato. Nel tempo la comunità del parco ha stretto un rapporto con l'ente parco, ha capito che il parco è un'opportunità per il territorio e ha saputo declinare questa opportunità in termini di sviluppo. Non nascondo che nel passato ci sono stati evidentemente delle frizioni tra gli interessi di conservazione e gli interessi di sviluppo socio-economico, ma che si sono di fatto poi affievolite nel momento in cui le popolazioni locali hanno capito che il parco era davvero un'opportunità di sviluppo, un'opportunità per crescere, un'opportunità per sostenere lo sviluppo socio-economico nel tempo. Le comunità sono parte attiva del centenario, sono parte attiva dei festeggiamenti, ma perché sono state parte attiva di tutta l'evoluzione del parco, dalla nascita, quando il parco è stato istituito in un'area antropizzata, allo sviluppo attuale dopo 100 anni, dove si è dimostrato nel tempo che l'equilibrio tra uomo e natura è possibile.